Uscendo al casello Occhiobello sulla A13, si scopre un territorio compreso tra terre e acque, quelle del Po e dell'Adriatico. Quasi una simbiosi da scoprire partendo da Rò, il mulino del Po, che evoca il romanzo omonimo di Riccardo Bacchelli ed è una ricostruzione moderna dei mulini galleggianti che nell'Ottocento punteggiavano il fiume. Oggi ospita il Museo del Pane, dove si può assistere dal vivo alla macinatura del grano secondo le tecniche tradizionali. Il connubio terra-acque si comprende anche nel Museo del Territorio di Ostellato, che ne racconta civiltà e ambienti in un allestimento multimediale. Si sperimenta dal vivo, poi, nella vicina Oasi delle Vallette, tra birdwatching, fotografia e pesca sportiva, e avvicinandosi al mare, nell'Oasi di Cannavie, da percorrere a piedi o in bici. A Massensatica, infine, dune fossili svelano la remota presenza dell'acqua anche nell'entroterra. Verdi e improvvise sull'orizzonte di pianura testimoniano una linea costiera che qui passava migliaia di anni fa.